Fa un po' un certo effetto stare in mezzo alla storia della musica italiana, un bel pezzo di storia. Per cui io comincerei da quella che è il vostro quasi ventennale dal punto di vista di Oio 2, perché voi, avendo cominciato nel 93, nel 2003 arriverete a 20 anni dal primo disco. Come ci si sente ad essere così giovani ancora? Io mi sento giovane, lui no, insomma. Sto scherzando, siamo coetanei. Sì, siete due del 61. 61, a dire il vero, insomma, quindi niente, è un enorme piacere, un'enorme soddisfazione, in quanto se per quasi 20 anni, veramente abbiamo cominciato nel 92 come autori, dando un primo pezzo a Mina che è Neve, e da lì poi, quindi siamo un ventennio a livello artistico, poi a livello di Audio 2 proprio 19 anni, 19. L'anno prossimo festeggiamo, speriamo anche di festeggiare con un album, e quindi è una grandissima soddisfazione, perché ti guardi indietro e vedi che hai comunque fatto diverse cose belle, ecco, mettiamola così, cose belle, non voglio fare il presuntuoso, insomma, in effetti avere scritto per grandi artisti quale Mina, Celentano, insomma, canzoni come Acquestale, Neve, Rotolo la vita, è una grande soddisfazione, che poi abbiamo fatto tante altre cose con grandi autori come Mogol, come Pieraccioni, no, autore, Pieraccioni è un... Dice tu, non so, adesso non so cosa no, dire. Infatti, mi dice di guardare indietro, la seconda insomma, domanda ci guardiamo indietro in una era certa appunto, situazione. Siete passati attraverso il cinema, attraverso la televisione, attraverso collaborazioni con grandi artisti. Cosa vi rimane dal punto di vista invece degli Audio 2, di quello che è stato il vostro lavoro personale? Ma sicuramente tanto, perché noi abbiamo fatto, diciamo, abbiamo interpolato, insomma, tra quello che diceva Enzo, comunque 8 album, considerando anche comunque una raccolta, insomma, nel 98, che insomma racchiudeva un po' tutti i brani, insomma, che di successo per fortuna fino a quel momento eravamo riusciti, insomma, a fare. E quindi vabbè, i dischi sì, è chiaro, insomma, i dischi restano. Però per quanto mi riguarda la cosa che più mi resta è, cioè, il fatto che insomma in 19 anni credo ormai, sì, 19 anni abbiamo girato veramente tanto, cioè abbiamo fatto qualcosa forse come più di mille spettacoli, mille concerti dal vivo, per cui la cosa più bella poi alla fine, perché il disco resta un po' sterile, cioè lo fai ma poi non sai cosa succede, no? Invece la cosa più bella è chiaramente avere questo contatto con chi ti viene ad ascoltare. E per fortuna o per combinazione, la nostra musica, essendo, diciamo, fondamentalmente melodica, questo riesce a stabilire un contatto molto umano durante gli spettacoli, una sorta di interazione, insomma. E questa è una cosa, sicuramente è la cosa più bella della musica, cioè riuscire a comunicare, riuscire a trasmettere quello che hai dentro in un testo, in una musica, insomma, è capire e verificare, renderti conto che questa cosa ha emozionato qualcuno, insomma. Quindi la cosa più bella è sicuramente suonare dal vivo, cioè la cosa più bella. Dal punto di vista del rapporto autorale con una cantante che poi va a proporre una canzone scritta da voi, e l'essere autori di se stessi, quale può essere la differenza? Ma la differenza è che tu la senti quella canzone in modo particolare, e quindi sai come muoverti, come interpretarla, come arrangiarla, magari quando, o avere un'idea di arrangiamento quando non l'arrangi tu. Siccome ultimamente stiamo arrangiando noi le nostre canzoni, hai anche questa idea specifica. Ovviamente quando sono gli altri a interpretare, anche se hanno un punto di riferimento del tuo provino, ovviamente poi la interpretano loro, la fanno loro giustamente, e magari la fanno anche un arrangiamento che secondo loro si addica a quel pezzo. Quindi questa è la differenza, secondo me. Per quanto riguarda invece ascoltare una canzone cantata da un cantante a cui l'avete proposto, avete pensato a lui per questa canzone, eccetera. Ma c'è la medaglia col proprio rovescio, nel senso che in alcuni casi, senza chiaramente fare delle specifiche nominative, ma ci sono delle situazioni in cui dice: caspita, che bella cosa che è venuta fuori, perché magari io non l'avrei mai pensata. E in altre situazioni dico: caspita, per lo stesso motivo, perché non ha fatto questa, cioè perché non è successa questa cosa, e magari non mi arriva una cosa che magari dall'ascolto che io avevo pensato, o avevamo pensato, che pensavamo che accadesse o che succedesse. Quindi c'è sempre questa sorta di doppia valenza, non so come dire, di positiva ambiguità, non so come, certo, dire. Ecco.
Sicuramente quando si hanno tanti anni di esperienza alle spalle, la domanda che viene posta più spesso è a quale canzone siete più legati. Io vi chiedo invece a quale canzone più slegati, più che slegati, quale canzone pensavate potesse avere più successo di quello che ha avuto. Ce ne sono diverse sotto questo aspetto qua, io, sempre a me personalmente, credo anche a lui, che ne abbiamo parlato, insomma, c'è una canzone che si chiama Anche se io, oppure Senza di te, che sono due grandissime canzoni, secondo me, che meritavano molto di più. Ce n'è un'altra ancora, ma che è riuscita ad avere un po' di vita sua propria, di luce propria, anche se non è stato un singolo, si chiama Raso, bravo. È sempre d'accordo con me lui. Siamo sempre d'accordo. Raso è una canzone, secondo me, straordinaria, che ha cantato Mina, che abbiamo cantato anche noi, che non è stato un singolo, ma che, diciamo, è diventato un best seller per la storia di Mina, in quanto è stata sempre votata come tra le migliori canzoni di Mina, pur non essendo stato un singolo, e questo ci ha stupefatto veramente tantissimo. Certo. È andato anche nelle raccolte poi di Mina, Platinum Collection, quindi una grandissima soddisfazione, ma pensiamo che se fosse stato un singolo probabilmente avrebbe avuto ancora più notorietà di quello che ha avuto adesso, come queste altre canzoni che ho citato prima, che sono secondo me due grossissime canzoni che sono rimaste un po' lì e soltanto i nostri fan le conoscono e le apprezzano. Sei d'accordo con lui o c'è qualche altra canzone? Tu pensi? Sostanzialmente sì, queste tre, ma forse anche qualcun'altra, insomma, sicuramente. Diciamo queste tre, quelle che più, secondo noi, che poi le fai, insomma, le senti, no? Certo. Potevano, se fossero state sospinte, quindi se fossero state, diciamo, prese per essere come, insomma, utilizzate come apripista, come singoli, insomma, come testa di serie di un album, sicuramente avrebbero avuto un successo notevolmente maggiore. Lo si vede dal fatto che, non essendo state promozionate per niente, perché all'interno di un disco, insomma, chiuso, comunque quando le eseguiamo a volte c'è un, dal vivo, un bel nucleo di persone che comunque le conosce. E quindi segno che quando una cosa è forte è come se avesse i piedi, cioè cammina un po' da sola, in un certo senso. Passiamo a una canzone che ha raccontato un pezzo di storia, ma fondamentalmente è sempre recente, alle 20, per esempio. Sì. Secondo voi potrebbe essere, secondo me lo è, potrebbe essere ancora attuale il messaggio di quella canzone? Secondo me sì, ancora lo è. Tant'è che, per tante altre persone. Tant'è che ha superato la barriera generazionale. Ce ne siamo accorti ultimamente, quando facciamo i concerti, spesso nei locali dove riesci ad avere un contatto maggiore con il pubblico, perché ce l'hai un metro praticamente, quindi identifica anche le facce e magari l'età, e con piacere vedi che magari gente di una ventina d'anni, 18 anni, la canzone c'ha, aiutami, dovrebbe 95 sono 17 anni, se quello c'ha 20 anni o 18 anni, cioè aveva un anno, quindi abbiamo superato la barriera generazionale. Se quella te la canta paro paro, vuol dire qualche cosa. Ma la stessa, questa situazione succede con Neve, che c'ha 20 anni, e vedi i ragazzini, i ragazzi anche di 16 anni, 18 anni che cantano questa canzone. A quel Sale, che ha comunque 12 anni, voglio dire, infatti, ci sono molte canzoni che sembrano abbastanza datate, ma non lo sono, in quanto, questo lo diceva anche Mina e Massimiliano Pani, quando una canzone è bella sempre, non ha età, e questo lo diciamo anche noi. Certo, assolutamente. Sì. Per chiudere la proiezione nel futuro, che cosa avete in mente per quelli che saranno i prossimi anni, la seconda giovinezza, possiamo chiamare, o comunque la vostra crescita, il diventare maggiorenni, come volete definire voi, che cosa avete in mente? Ma vuol dire, sì, giovinezza o meno, cioè comunque c'è una continuazione. Io penso che nel momento in cui hai sempre lo stimolo di scrivere le canzoni o di dire qualcosa, è come se fossi sempre un ragazzo di 15 anni, di 18 anni, insomma. Cioè, guai se non ci fosse più questa volontà, questo spirito goliardico, questa istintività, che potenzialmente è una cosa che si, insomma, si rifà a una età abbastanza giovanile, insomma, no? Nel momento in cui questa viene a decadere, chiaramente non hai più stimoli, non scrivi più niente, insomma, in pratica. Quindi per fortuna c'è ancora, insomma. E Dio. Quindi niente, insomma, sicuramente un prossimo disco, sicuramente faremo l'anno prossimo, non sappiamo ancora quando, perché dobbiamo vedere di festeggiare questo ventennio e capire che cosa fare, insomma, ecco, stiamo lavorando e
Perfetto. In un momento difficile comunque, insomma, cioè, che oggi bisogna fare i conti con, cioè, fino a 10, 15, 20 anni fa era un po' diverso, facevi una bella canzone, un bel arrangiamento, una bella situazione, sicuramente andava a mettere a collocarsi da qualche parte. Adesso devi fare i conti con la promozione, con i talent show, con le inflazioni, con le esuberanze, con le mascherazioni, con una serie di parametri, diciamo, tipo Trojan, tipo virus inquinanti, per cui tutte queste strade enormi che c'erano, tipo il corso Garibaldi, il corso Vittorio Emanuele, sono diventate dei vicoletti stretti di un metro e mezzo. Allora devi capire come devi fare, ma più che altro per far sì che quello in cui credi, cioè la tua musica, vada avanti come ritieni debba andare avanti, insomma, certo. Ecco, quindi non è facile, però chiaramente non ci fermiamo mai, insomma, quindi la caparbietà è una cosa che ci rappresenta da sempre. Per farvi i ringraziamenti per questo tempo che ci avete concesso, noi vi chiediamo un saluto a Tele Brindisi e a Summertime da parte degli Audio 2, ovviamente con i vostri nomi. Ciao, siamo Gianni ed Enzo, un saluto calorosissimo da parte nostra a Tele Brindisi e a Summertime. Audio 2. Dagli Audio 2, chiaramente. Dagli Audio 2, ovviamente. Non andava da sé? No, ci ha suggerito che, ovviamente, essendo in radio, sì, ma pensavo, ok. Non stiamo in televisione. Andiamo, giusto, pensavo di averlo detto, insomma.